cremaiera iniziava là in fondo, dove ora il binario termina. Andiamo dalla linea per raggiungere il Lobishof. Fra prati e boschi, a 1256 metri d'altezza, sorge dal 1440 il Gasthaus Lobishof, un esempio di vita contadina dove gustare specialità fatte in casa e dopo anche un momento rilassante. Niente male, è vero? Lassù a 2070 metri, il corno del Renon, dove eravamo arrivati, in cabinovia naturalmente, nel video di ieri. Con una buona scorta di Canederli rientriamo con l'albo. Rimane una visita particolare in deposito. Si intravede la fermata di Costa Lovara. Ora, per visitare il deposito occorrono le chiavi, le ha il macchinista della elettromotrice 2 che, guarda caso, sta giusto entrando in stazione.
e andiamoci in deposito. Eccolo là, ma partiamo dalla elettromotrice 11, la due assi del 1906, usata ormai solo per movimenti di servizio. È la gemella della 12 che abbiamo visto sopra Bolzano. Abbiamo un po' di casino qua, stanno facendo dei lavori per mettere quelli nuovi. Sì, l'arrivo dei nuovi tram Extrovener Van, visti a Bolzano e a Maria Assunta, ha messo in subbuglio le tranquille officine del Renault. Ma ora dedichiamoci al locomotore a cremagliera L2 del 1907, restaurato esternamente. Erano quattro fino al 1964 questi locomotori spintori sulla salita da Bolzano a sopra Bolzano. Ora ne rimane solo un altro, che però è in ordine di marcia quello. È al museo della Stubaitalbahn a Innsbruck. Qui vediamo una delle fonti di pezzi di ricambio per la End del 1958. Nel 1998 arrivarono a Renon due vetture tranviarie ed un rimorchio. Fu recuperata solo la End, che abbiamo già più volte incontrato in linea. La pazienza delle donne è ormai agli sgoccioli. E questo videino ha da terminare al più presto, eh.